Da dove prendiamo l'acqua? Dovunque c'è. Quindi abbiamo opere di presa da acqua superficiale, opere di presa da acqua da sorgente e opere di presa da acqua sotterranea. E noi andiamo a vedere tutte queste opere. Poi vi farò anche una parte sulla un'opera un po' in dettaglio sull'opera di presa d'acqua superficiali, perché vediamo anche un paio di problemi idraulici che sono comunque interessanti e che possono essere poi, e le conoscenze che acquisite poi le potete anche riciclare in altre situazioni. Allora, noi siamo qui, siamo alla captazione. E mentre abbiamo già visto, in realtà le altre due parti, l'adduzione e la distribuzione. Per dire la verità, le abbiamo visto a rovescio, siamo partiti dal fondo e stiamo risalendo la catena. La prima osservazione è, ho detto, l'acqua si prende da tutti i... dovunque si può prendere. Qui purtroppo la slide perde la parte sinistra, non so per quale ragione, e dopo magari cerchiamo di metterla a posto. Quindi cominciamo da sotto, nel suolo e nel sottosuolo, cioè c'è sicuramente presenza di acqua. In alcune situazioni, tipo nel deserto del Sahara, questa acqua è a migliaia di metri di profondità, ma ce n'è dappertutto. Quindi casomai si tratta di capire non tanto dove c'è acqua o dove non ce n'è, perché acqua ce n'è dappertutto, ma quanta profondità si trova. Quando l'acqua si trova nelle falde, abbiamo due tipi di falde, ma comunque questa è, se vogliamo, la situazione generale. Abbiamo delle acque superficiali, generalmente queste sono in continuità con una falda che è chiamata freatica o vadosa, la cui caratteristica è che la superficie di separazione con la parte insatura è ritenuta a pressione relativa pari a quella atmosferica, quindi a pressione relativa zero. Ci sono anche degli acquiferi confinati o artesiani. Laddove diciamo nel suolo dove non ci sono le falde, c'è una zona di insatura che vedete rappresentata per esempio qui. Insatura significa che il suolo e poi il sottosuolo presentano dei pori. Questi pori sono, se l'acqua è satura, sono completamente riempiti, altrimenti nella parte insatura, che si chiama anche vadosa, sono solo parzialmente riempiti. Come si muove l'acqua nelle falde? Beh, l'acqua nelle falde si muove per effetto del gradiente piezometrico, di cui voi già siete a conoscenza dei corsi di fluidodinamica, di meccanica dei fluidi che avete già visto. Una rappresentazione, per esempio, delle linee potenziali, delle linee di flusso attraverso varie valli, è questa che vedete rappresentata in alto, dove peraltro la dimensione verticale è enfatizzata. Il diagramma di sotto presenta invece la rappresentazione reale. Come vedete nella rappresentazione reale, poiché la dimensione verticale è molto schiacciata, le linee equipotenziali sono quasi parallele fra di loro e il moto, in un certo senso, è parallelo alla superficie della falda freatica. In questo caso ci sono due valli, c'è una zona di ricarica che più o meno si colloca in prossimità delle parti più alte delle montagne, che qui sono chiamati divide, cioè lo spartiacque, e poi l'acqua si muove secondo le linee tratteggiate che voi vedete disegnate anche con le frecce, e si va a raccogliere poi nei corpi idrici superficiali. Quando noi vediamo dei corpi idrici superficiali, questi generalmente
sono generati dalla presenza di una falda. Non è sempre così, perché poi l'acqua superficiale scorre molto velocemente e per esempio abbiamo dei corpi nelle zone aride, abbiamo dei torrenti, abbiamo le situazioni in cui nella parte superficiale scavata scorre l'acqua solo durante i fenomeni di piena. Allora in quel caso l'acqua scorre velocemente e poi pian piano si rilascia verso la falda, che solo in questo caso non è in continuità con l'acqua superficiale. Da un punto di vista planimetrico, per esempio, questa è la stessa rappresentazione, un tipo di rappresentazione che qui avevamo visto da un punto di vista altimetrico. Qui le linee sempre continue in grosso sono le linee potenziali. Quello che vedete disegnato come ondulato è in realtà il fiume, e il fiume è in continuità con la sua falda. Il carico idraulico che sussiste su in questa situazione è quello segnato dalla linea che voi vedete. In alcuni casi è più alto della superficie del terreno, in altri casi è più basso. Questo è un altro andamento, per esempio in inglese si chiama water table, una falda, tavola d'acqua, per cui qualcuno in italiano ha preso a dire anche tavola d'acqua. In italiano a mio parere suona molto male, però qualche volta scappa anche a me. E cosa vedete rappresentata in questa figura? Vedete rappresentata per esempio una roccia, in questo caso limestone, sarebbe una roccia di tipo né effusivo né metamorfico, l'altro tipo. In questo caso, questa roccia che caratteristiche ha? In questo particolare caso è una roccia compatta, senza rotture particolari, fessurazioni. La porosità è molto bassa, la conducibilità idraulica, cioè la velocità con cui l'acqua si fa dentro questa roccia, è estremamente piccola e quindi la roccia in questo caso si può considerare impermeabile. Ragione per cui l'accumulo dovuto per esempio alle precipitazioni precedenti, quanto precedenti, anche di molto tempo. Generalmente l'acqua di falda è molto vecchia, può avere anche 80, 90, 100 anni e se scaviamo in profondità può avere anche, può essere acqua fossile, cioè avere migliaia di anni. Si forma appunto una superficie che vedete segnata sempre lì in nero. Cosa succede però? Questo è un piano, la superficie impermeabile in questo caso costituisce un piano inclinato, l'acqua della falda si muove lungo questo piano inclinato per effetto della gravità, certo molto lentamente, e laddove la roccia affiora, affiora anche l'acqua e quindi si formano delle sorgenti. In generale le falde acquifere possono essere anche separate, nel senso che questa che vedete è una rappresentazione tipica. In un certo punto, su una certa verticale, possono esserci anche varie falde separate, per esempio, da che cosa? Separate, non so, da lenti di argilla, cioè abbiamo avuto una fase di deposizione di materiale relativamente impermeabile. L'argilla è un materiale che ha una granulometria molto fine, quindi dei pori relativamente piccoli. La velocità con cui l'acqua si muove all'interno dell'argilla è di nuovo molto piccola. Quindi l'argilla, per esempio, è in un certo qual senso impermeabile. Dopo andremo a quantificare anche meglio che cosa significa questa cosa. Questo significa che lì si formano praticamente varie falde le une sulle altre. In realtà la situazione non è esattamente questa, perché se quest'acqua fosse qui da un tempo abbastanza lungo, è chiaro che la falda è dentro anche la parte, per così dire, impermeabile, perché questa ha dei pori pur piccoli ma riempiti d'acqua.
però da una falda all'altra si possono manifestare delle, quelle che possono apparire delle specie di discontinuità del carico idraulico, nel senso che qui il carico idraulico nella falda B può avere un valore, qui è un acquifero, si chiama semiconfinato, perché potrebbe essere confinato in alcune parti da questa lente di argilla superiore, e però qui la pressione sulla parte superiore, la pressione atmosferica, e poi sotto, per esempio, possiamo pensare che valga l'ipotesi di Dupuy e il carico sia il carico idrostatico, cioè quando siamo ad una distanza D dalla superficie della falda noi abbiamo una pressione che è pari a D in metri. Qui invece la situazione è diversa, perché per effetto del carico che si viene a generare sulla parte di ricarica della falda, che è questa in alto a sinistra, possiamo avere un carico piezometrico che è questo che vedete segnato qui, e che si metterebbe in equilibrio con le falde sopra, però il tempo che ci mette a farlo può essere molto rilevante, migliaia di anni, per cui diciamo c'è una variazione dell'input di carico che è magari sull'ordine degli anni, mentre il tempo di rilassamento di questo sistema è dell'ordine di centinaia di migliaia di anni, per cui c'è una sostanziale differenza di carico idraulico, e qui dentro il carico idraulico è pari a questa superficie che ho disegnato qui. Quindi se noi facessimo un buco, cosa succede? L'acqua esce e zampilla. Questa è una falda artesiana, o l'acquifero si dice confinato, o nel caso superiore semiconfinato. Noi andiamo a prendere qual è l'acqua da un punto di vista dell'utilizzo acquedottistico più prezioso. Certamente la falda artesiana, perché questa si trova in prossimità e in profondità, è acqua magari antica, quindi una fonte di per sé non rinnovabile, e però è anche poco, può essere poco inquinata, a meno che gli inquinanti non siano naturali, per esempio arsenico, sono delle rocce che contengono parte di arsenico, anche qui in Valsugana per esempio, ma in molti posti del mondo ci sono appunto le falde anche artesiane inquinate da arsenico proprio per la natura dei terreni che circondano, però in genere è acqua, diciamo, comunque meno soggetta all'inquinamento che proviene dalla superficie, perché di solito l'agente inquinante siamo noi, in varie forme, l'agricoltura, con pesticidi e cose di questo tipo, o l'industria, come per quelli di voi che abitano nel Veneto, avranno, vi sarà nota la situazione di una parte occidentale del Veneto che ha la falda inquinata da questi prodotti di fabbriche che di per sé fabbricano sostanze che poi magari tutti noi usiamo nella nostra attrezzatura sportiva, tipo cose di questo tipo. Va bene. Quando c'è una falda potremmo pensare che possiamo vedere, per esempio, con una situazione di questo tipo, cioè in questo caso quello che è rappresentato invece è un elemento classico. Se gli elementi classici sono strutture carbonatiche all'interno delle rocce o del sedimento che vengono via via disciolte nel corso del tempo. Allora, per esempio, c'è questa vena di acqua che poi sgorga nel punto rosso e forma una sorgente. Questo è lo sgorgo, come si chiama. Questa è una falda confinata, e di nuovo che in questo caso, perché è stato scavato una specie di pozzo, e c'è anche un carico piezometrico. Venendo a noi, a rozzi muratori di cose, e noi dobbiamo andare a intercettare questa per esempio questa sorgente. La prima cosa che ci poniamo,
La situazione è quella che vedete qui in una foto d'epoca, oppure sulla destra qui vedete una sorgente che è piuttosto intensa nella sua quantità, perché qui ci sarà una cinquantina almeno di metri cubi al secondo che escono dalla sorgente. E allora cosa bisogna fare? Se la vogliamo utilizzare per fini acquedottistici, dobbiamo andare a proteggere questo sgorgo, magari fare in modo che l'acqua non trasporti sedimento, e poi in genere si costruisce attorno allo sgorgo un'opera muraria e una serie di vasche dai quali poi avviene il prelievo. E come vi dicevo, le sorgenti, soprattutto quando ci sono situazioni carsiche, possono essere molto, molto grandi, questo è un esempio, ma se vi capiterà o se ci capiterà di andare, i soldi per le visite di studio sono terminati, quindi non ci capiterà, ma se andassimo per esempio a Rovereto ha una sorgente carsica che sgorga quasi un metro cubo di acqua al secondo, quindi è una situazione di questo tipo. E prende l'acqua dal massiccio della montagna, insomma dal Vesuvio, che è carsico, e l'acqua, rubiamo l'acqua, i trentini rubano l'acqua ai vicentini, per così dire. Un elemento di una semplice opera di presa della sorgente è questo. In questo caso, come vedete, abbiamo rappresentato qui i vari strati. Questa è una situazione relativamente brutta per una presa di acqua, però se servisse si fa anche una cosa di questo genere, nel senso che qui ci sono gli alberi e sotto subito lo strato di suolo che contiene le radici degli alberi c'è già la falda, in questo caso freatica, che si viene a sviluppare. E questa falda insiste su, come succede praticamente sempre, su una discontinuità geologica, in particolare sullo strato, quello che qui è chiamato numero 1, numero 4, che è uno strato di roccia, praticamente, che noi consideriamo, tra virgolette, impermeabile, cioè non, attraverso la quale non passa acqua. Come vedete c'è un'opera di un tubo con degli opercoli, questi opercoli filtrano l'acqua della sorgente e la raccolgono. Poi in che cosa consiste l'opera murale che andiamo a costruire? Può essere più complessa di così, ma questa la rappresenta già abbastanza in completezza, nel senso che vi è una prima vasca che viene riempita e che funge anche da vasca di calma, cioè l'acqua viene sì filtrata prima dal filtro e dal lungo tubo che la raccoglie, ma poi anche viene fatta decantare in una prima vasca in cui eventualmente il sedimento rimasto si deposita. C'è poi una seconda vasca che fa il secondo stadio, e in questa seconda vasca c'è uno sfioro che lì non è disegnato in maniera, disegnato le linee di corrente sono disegnate, ma c'è uno sfioro. Lo sfioro di solito è anche sagomato e permette di controllare il flusso dell'acqua. E poi lì ci vedete disegnata in modo gigantesco, non è così grande, c'è cioè una presa di acqua con un tubo di adduzione che parte. E tutta quest'opera deve essere ispezionabile, per cui lì c'è un tetto apribile, una scala attraverso la quale si accede, e ovviamente sarà possibile anche prelevare dei campioni per fare l'analisi organolettica dell'acqua che compare lì. Queste sono delle tipologie, diciamo, più descritte un po' più in dettaglio, questi sono dei disegni di opere veri e propri, una sezione, una pianta. Quando noi abbiamo un'opera di questo tipo, si ripetono in realtà le stesse opere idrauliche che abbiamo già visto nel serbatoio, cioè ci sono due elementi essenziali, una è una presa, ok?
che prende l'acqua e la vedete segnata, l'altra è, sono i due scarichi di fondo e di superficie, cioè uno scarico di superficie e uno scarico di fondo, l'opera di presa. Gli scarichi in particolare vanno poi verso un rilascio, per esempio una specie di biofognatura, ma qua magari la fognatura manco c'è, nel senso che siamo in un'opera di presa, ma questa non è necessariamente un abitato. Comunque c'è quella che viene chiamata chiusura idraulica, altro che non è che una valvola di non ritorno, cioè l'acqua che passa di lì non ritorna più indietro, non può ritornare indietro per nessun motivo. Ci sono poi varie saracinesche che regolano la continuità tra gli uni e gli altri elementi, quindi si può deviare il flusso da una parte o dall'altra. E l'altra cosa che posso farvi notare è che naturalmente questi tubi sono quasi sicuramente in ghisa o in acciaio e come vedete i dispositivi sono collegati mediante delle flange, come deve essere, perché per la manutenzione di questi dispositivi, questi possono essere sollevati e spostati. Poi c'è lo stesso schema a due vasche che avevamo visto precedentemente. Qui di nuovo lo stesso schema, forse una cosa che si può vedere un minimo di più qui è che oltre al tubo con il tubo filtrante che raccoglie, attorno al tubo filtrante è stato scavato un cunicolo più ampio che è stato riempito di materiale filtrante, per esempio ghiaia, in modo tale da facilitare la raccolta dell'acqua. Dopo l'infrastruttura è sempre la stessa di prima. Una variazione sul tema, diciamo, è quello del raddoppio della vasca, della serie di vasche. Anzi, qui c'è una vasca di raccolta, poi c'è una serie di vasche successive, ma la sostanza non cambia. C'è un raddoppio però dei percorsi, per questo per la manutenzione, così si può mantenere una parte lasciando in funzione quella l'altra e non facendo mancare l'afflusso verso l'adduzione. Valvola a clapè significa sempre una valvola che si apre e si chiude, ma solo nella direzione del moto. Niente può arrivare dallo scarico. Invece di avere dei tubi filtranti, ci possono essere delle vere e proprie opere di presa più grandi, fatte con gallerie filtranti. In effetti, quella che avevamo visto prima nell'immagine grande, con questo sgorgo di acqua enorme, era una galleria filtrante, era in realtà una galleria filtrante. Allora qui l'opera può essere un attimo più complessa, nel senso che c'è sempre lo sviluppo di queste vasche longitudinali, due stadi di vasche, ma queste vasche hanno una lunghezza longitudinale a volte molto estesa. Ecco qui un'altra opera, qui invece è, poiché tutto rimane più basso del piano campagna, c'è anche un sistema di pompaggio per innalzare l'acqua dal punto di prelievo e portarla poi in rete. Sì, queste sono tutte tipologie, come vedete, che corrispondono a dei casi reali in cui le opere murarie sono anche disegnate con una certa dovizia di particolari. Quindi se in futuro voi vi troverete a fare un'opera di questo tempo, questi disegni sono presi quasi tutti dal Dei da Defo, dal libro che è, se vogliamo, piuttosto antico di della Redi in alcuni casi. Magari adesso le opere murarie si fanno in modo diverso, qui c'è un'opera muraria fatta da Torri, quella fatta in condizionato, quasi di sicuro. Dopo, se siete trentini, ci mettete su le pietre finte davanti, no? Ma nulla toglie che la sostanza strutturale sia data in calcestruzzo armato. Ecco come appare
come possono apparire all'interno queste vasche. Vedete sulla sinistra c'è lo scorgo ancora in roccia, una prima vasca, poi lo spiolo che si viene a generare. Non niente di estremamente particolare in questo caso, e se vogliamo anche poco o niente di idraulica.